Il parco Turani è un parco che abbiamo vicino alla nostra scuola dove ci andiamo a giocare sempre all'intervallo. Giochiamo a nascondino, ad acchiapparella, al buco di ghiaccio e mangiavo la frutta. Alcune volte non la mangiavo perché alcune volte non ci piace. Mi piace tanto perché c'è tanta natura e quindi dovrebbe essere un posto ben custodito. Per noi il Parco Turani è la vita. Siamo andati alla galleria dell'Accademia Carrara. Dell'Accademia Carrara abbiamo visto questo quadro e ci ha colpito tantissimo quando l'abbiamo Perché visto. anche si trattava di una bambina e si vede che era un po' spaventata. La Fontana delle Rogge è situata nel Parco Suardi. La storia della fontana è strettamente legata a quella della roccia Serio Grande, importante canale artificiale che ha origine in Val Seriano. Castagneta fa parte del Parco dei Colli, ci sono dei prati, dei boschi. E sei in mezzo a tutta la natura. C'era questa persona che voleva fare un gelato buonissimo, Enrico Panettoni, fatto l'impasto del gelato e per sbaglio ci ha messo dentro l'uovo di cioccolato. E così si è creata la stracciatella. La fontana Contarini si trova in Piazza Vecchia in Città Alta. Deve il suo nome ad Alvise Contarini. A fianco di ognuna delle vasche si trovano due piccole colonne sulle quali sono scolpiti serpenti e leoni. Il leone, simbolo della Serenissima, in quel tempo comandava la città. Benvenuti. Le mura venete si chiamano venete perché sono state costruite dai veneti. Noi siamo le mura, noi non siamo mai servite a niente, perché dopo la nostra costruzione Bergamo non è mai stata presa d'attacco. Però siamo molto attraenti per i turisti. Oh no! Porta Sant'Agostino è una porta che è stata creata insieme alle mura di Città Alta. Si deve salire fino alle mura o si prende la TB. Si può andare in funicolare se sei stanco, se no vai a piedi. Arlecchino era un bel combinaguai. Secondo me la vita di Arlecchino è strampalata, però anche allo stesso tempo divertente. Museo di Scienze Naturali c'è uno scheletro della balena. Ci sono anche delle pelli degli animali e nelle bacheche ci possono essere degli animali e come sono fatti. Coprifuoco è l'ora in cui chiude Si chiudono le porte. le porte di Città Alta. In epoca medievale È stato usato il coprifuoco.
Per non essere attaccati dalle città nemiche. I 100 rintocchi servivano alle persone per entrare in tempo. L'Atalanta si chiama la Dea perché viene da un mito greco che tipo c'è questa ragazza abbandonata, adottata da un pastore e un'orsa, è molto veloce, ha una mira infallibile. Ale Atalanta, stanotte penso sai, ma questa vita mia fatta solo di guai. Brescia? Non c'è. Chi si occupa di Brescia? Non l'abbiamo animata Brescia. Un sindaco? Il presidente. Il sindaco? Il presidente della squadra del Brescia. Serie B. Di Brescia si occuperanno le loro scuole. Ma tutte le cose che ci sono ancora da raccontare di Bergamo? Come cosa, per esempio? La Torre dei Venti, il Teatro dei Musetti, la Polenta, i Casoncelli, il Convento di Santa Costina, la Torre del Gombito, i Propilei, la Funicolare, San Vigilio, il Teatro Sociale, la Valle Seriana e la Valle Pombana, le Cassine, Piazza Mascheroni.